Salve a tutti i miei utenti ed eccoci tornati a questo episodio delle classi meno conosciute. Questa classe mi è stata stranamente chiesta, non credevo che qualcuno avesse mai giocato una classe simile che, diciamo, è talmente particolare che molti non l'approcciano minimamente. Non la metto sull'angolo di D&D perché è una classe che va in questa playlist e ci tengo particolarmente a parlare di come questa classe possa essere un valido, diciamo, dico di rimpiazzo, una valida variante al druido e altre classi divine. La prendo da qui, dal perfetto sacerdote, e sto parlando dello sciamano degli spiriti. Questa classe è, diciamo, particolare perché cosa si intende per spirito? Qui c'è tutto il trafiletto che ti spiega tantissime creature nel Dungeons & Dragons sono considerati spiriti, anche se hanno sottotipo come non morto incorporeo, folletto, eccetera, eccetera, eccetera. Ma sono considerati una categoria spiriti per lo sciamano. Sciamano degli spiriti essenzialmente è dal nome stesso, uno sciamano che è in sintonia con questi spiriti. È come il druido, solo che invece che con la natura, lui è con gli spiriti. È totalmente diverso, non ha limitazioni, come il non portare metalli, non poter. Diciamo, fare non avere allineamento neutrale. Lui invece non ha limitazioni, ma la sua vita solitaria è sempre trascorsa con gli spiriti che ormai lui li vede, li percepisce, e quindi c'è questo percorso proprio spirituale di convivenza tra il mondo materiale e il mondo spirituale. È molto particolare come concetto, e è una classe che, diciamo, è anche forte. Prende tante cose e ha un funzionamento caratteristico su tutto suo che risulta magari gradevole a chi volesse fare un particolar tipo di incantatore divino. Al primo livello, intanto riprende gli incantesimi come il druido, solo che li lancia come lo stregone, cioè ne conosce pochi e ne lancia parecchi e li sceglie alcuni dalla lista del druido. Quindi molto ristretto. Le statistiche sono le stesse dei druidi: dar vita, tiro per colpire, tiri di salvezza, abilità. Ma non ha limitazioni, non ha quelle limitazioni, quindi già è una classe differente. Il suo, diciamo, studio degli spiriti garantisce capacità molto differenti dal druido. Al più livello empatia selvatica, questa rimane identica. E spirito guida. Prende questo spirito guida che sarà per sempre con lui, lo scegli la forma che vuole, gatto, lupo, una volpe, che simboleggiano anche dei tratti di forza, personalità, c'erano tutti scritti qui, equilibrio, maestosità, saggezza, fedeltà, che rispecchiano, diciamo, il carattere o i gusti dello sciamano degli spiriti, quindi anche narrativamente c'è delle cose solamente carine. Ovviamente lo spirito guida, passando livello, prenderà capacità differenti. Al secondo, castigare gli spiriti. Questa è tipo una cosa diversa da scacciare non morti. Ha questa capacità che fa varie volte al giorno e infligge danni agli spiriti, distruggendoli. Cioè, è veramente forte come capacità. Ricordo che gli spiriti comprendono tanti tipi di creature e colpisce anche gli incorpori, se del 50%. È veramente carina. Ha lo stesso numero come lo scacciare, 3 più un fiore di carisma. E fa parecchi danni aumentando col livello. Alta simulazione degli spiriti. Come individuazione di non morti, solo sui vari tipi di spirito, quindi tutte le creature di quel sottotipo. È specializzata, diciamo, in vari ambiti, perché più spiriti sono i folletti, i non morti incorporei, alcune creature di altri manuali, tutto ciò che ha a che fare col mondo onirico, e quindi può essere considerato spirito. Un viaggiatore planare in forma astrale che viene da sto piano e lui lo vede, per lui conta come spirito in quel momento e quindi può usare tutte le capacità contro di lui perché è attualmente in forma spirituale. Al quarto livello, benedizione degli spiriti. Lui fa i rituali, questo è il primo rituale che può fare su se stesso e prende protezione dagli spiriti con questa capacità. È come protezione dal male, solo che è contro tutti i tipi di spirito. Quindi lui prende difese contro queste creature che non conta più allineamento, non conta più il sottotipo, deve rientrare su quella categoria di creature che sono spiriti. Possono essere sia buoni che neutrali, che malvagi. Lui è protetto, è il suo ambito.
di lo spirito in questo episodio talmente tante volte. Al quinto livello, seguire la guida. Questa capacità, che è come quella del ladro della mente sfuggente, lo spirito lo aiuta a resistere agli effetti mentali. Se fallisce, ti salvezza sua volontà contro un ammaliamento, il round dopo lo ritenta, grazie allo spirito che lo aiuta. È molto carina, sua volontà praticamente è doppia, cioè resiste in due round. Prova almeno. Al sesto combattente fantasma, questa è bellissima. Tutto ciò che impugna è come arma il tocco fantasma. E contro gli attacchi degli incorporei, anche se non è incorporeo, mantiene l'AC normale. E non è più, cioè, è fortissimo contro gli incorporei. Al settimo, interdizione dagli spiriti. Può fare rituali di protezione dagli spiriti, non più su se stessa, a tutti i compagni. Quindi è come un cerchio magico contro il male, bene, leggi, caos. Invece è contro gli spiriti, stessa cosa. Quindi tutti gli allineamenti, tutti i tipi di creatura che sono considerati spiriti. All'ottavo niente, ricordando che danno tutti questi incantesimi come lo stregone, cioè sono tanti, anche se sono del druido. Al nono forma di spirito, una volta al giorno, è che essenzialmente adesso può diventare uno spirito, quindi prende dei tratti incorporeo. Diventa incorporeo, protetto tutte le fonti fisiche, 50%, e può usare questa capacità 3 volte al giorno, 2 volte al 15 e la terza al 20. Scusate, che è una classe che non so neanche io tanto pratico. Al decimo, questa me la ricordo, magia della guida. Capacità della sua spirito guida, che non ha mai fatto niente se non essere narrativamente bellissimo, essere sfruttato dal, diciamo, master per vari eventi, può dargli una mano, può fare qualsiasi cosa, cioè è veramente bello proprio a livello spunto di interpretazione. Adesso nelle statistiche è utile. Quando lui fa un incantesimo che ha concentrazione, che quindi richiederebbe l'azione di concentrazione per essere mantenuto, lo delega lo spirito mantiene la concentrazione per lui. Quindi lui potrebbe lanciare un altro incantesimo che vuole concentrazione, o fare azioni che gli farebbero perdere la concentrazione. Tipo, se viene stordito e perde la concentrazione, l'incantesimo perdura perché il suo spirito continua a farlo perdurare. All'undicesimo di chiamare spirito. Questo mi sembra convocava uno spirito che... Ah no, questo è quello più forte. Chiamare spirito, essenzialmente, se qualcuno muore e lui entra in un round, fa questa capacità, lo riporta in vita senza penalità. Beh, certo, il corpo è come gli animali morti, quindi il corpo deve essere abbastanza integro. Ma lui prende l'anima che sta fuggendo e la riporta all'interno del corpo, punto. Riportando la creatura a meno uno. Morente, e poi può essere salvata sanando il corpo. La capacità è bellissima perché non perdi nulla, né costruzione né PX, niente, non sei morto, nega la morte. Ha solamente tempo un round, deve essere morto da solo un round. Lui prende lo spirito e lo mette dentro. Però una volta a settimana, avete queste limitazioni settimanali, è molto carina perché è molto potente. E poi esorcismo, esorcismo che essenzialmente colpisce tantissime creature. Lui fa uscire dal corpo di un soggetto gli spiriti, cioè tutti gli spiriti malevoli come la possessione demoniaca, la possessione dei fantasmi. Lui fa la prova, usa il suo tentativo di castigare gli spiriti e lo fa uscire, e quindi dopo lo può controllare, distruggere, mercanteggiare quel che vuole. E siamo. Esorcismo al 13, 14 niente, 15 due volte forma di spirito, al 16 indebolire gli spiriti. Questa capacità costa, lo fa mentre castiga lo spirito, decide, questo è perché comincia a essere livelli molto alti, quindi 16 abbastanza forti possono essere queste creature, decide di fare molto meno danni con castigare gli spiriti, ma per, mi sembra, un intero round, che è tanto, gli toglie tutte le protezioni. Tutte le riduzioni del danno, tutte le RI, tutte le gli toglie tutto. È veramente una capacità molto particolare. Vediamo un po'. Tutte le armi fanno effetto. Gli toglie addirittura 50, la probabilità del si incorporare per i suoi compagni. Quindi i suoi compagni possono colpire come se non fossero incorporeo. Capacità forte. Molto forte.
Al 17, vedete, sono tanti, veramente tanti. Viaggio tra gli spiriti, questa è camminare nelle ombre solamente per lui, solo che non ha bisogno di ombre, lui diventa spirito e comincia a viaggiare dove vuole andare, come l'effetto camminare nelle ombre. 18 niente, al 19 prescelto dagli spiriti, questa comincia a nascere veramente toste. Questo è un rituale, il più potente di tutti ovviamente può fare, che richiede 8 ore, quindi un giorno intero, diciamo, 8 ore di rituale, poi 8 ore di riposo e sarà anche spossato dopo il rituale. E 1000 punti esperienza. Ma finché non si scatena la condizione come una contingenza, questo rituale rimane attivo. Quando lui scende a 0 sotto, gli si attiva una guarigione, essenzialmente come contingenza guarigione. Molto carino, molto particolare, visto che il druido non può avere contingenza, lui ce l'ha tramite questo incantesimo. Al 20 prende spirito che cammina, trascende, diventa uno spirito, e quindi è sia carne che spirito, ha un nuovo sottotipo che prende il folletto come sottotipo, e riduzione del danno 5 ferro freddo permanentemente. Come classe è particolare, tanto particolare, tantissimi incantesimi, tanta capacità in mischia combattente, quindi medio, ma non ha restrizioni del druido. Ha queste capacità assurde. Quando ci sono gli spiriti, lui veramente fa tanto male col castigare gli spiriti. Con la saggezza può veramente influenzare tantissimo i suoi incantesimi. Un'altra di quelle classi che richiede tante caratteristiche. Può essere sia un po' combattente che solamente supporto. Veramente ognuno può fare come gli pare, un po' come il druido. Però il fatto che non ha la forma elementare, la forma animale, ma ha queste capacità, tra virgolette, da chierico, di scacciare, di indebolire, di controllare gli spiriti, lo rendono particolare. Ricordo, questo sottotipo spirito che hanno messo prende tanti tipi di mostri, veramente tanti. E diciamo, quando hanno certi effetti, per quel momento diventano spiriti, quindi lui può fare tantissimo male con le sue capacità, indebolirli tantissimo. Classe particolare che io, avete visto anche nella spiegazione, non ho mai approfondito e ho letto, penso, in maniera molto superficialmente. L'ho anche riletta per la recensione, ma essendo così particolare, anche a me risulta di difficile comprensione. Fatemi sapere se voi l'avete giocato, perché narrativamente ha tanto spunto, ma bisogna vedere cosa ognuno intende come spirito e dove voler mettere, anche perché lo sciamano degli spiriti è sempre e comunque in contatto con gli spiriti di tutto, tutto ha uno spirito, i viventi, i morti, gli oggetti, proprio c'è anche questa interazione. Ecco perché lo spirito guida può dare tantissimi consigli, perché magari gli parlano gli altri spiriti, cioè può fare qualsiasi cosa, è talmente tanto astratto, fuori dallo schema standard di D&D, che si associa benissimo infatti a avventure orientali, dove il tema dello spirito è molto forte, si associa benissimo a campagne dove ci sono magari fantasmi, spettri, perché è il tema dello spirito. Comunque, io chiedo, se qualcuno l'ha giocata, ne sa più di me su questo ambito, di completare, aumentare nei grazie ai commenti questo video, ciò che manca, dei miei errori, anche perché è un ambito che io conosco molto poco. E come classe sarei curioso se trovo un master adatto a poter far splendere questa classe, potrei anche provarla. Niente in contrario, visto che talmente tanto, come piace a me, tanti va malleabile, c'è tante cose che anche se non incontro spiriti è sempre utile. Come sempre vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!